Tutti, c'è una eclisse in corso di luna molto importante e ho pensato di connettermi per qualche minuto per parlare di un argomento che potrebbe interessare molti di noi, e cioè quello che accade quando noi portiamo la nostra attenzione, che è coscienza, che è la nostra vera natura, sul silenzio, e nel silenzio siamo capaci di meditare qualunque contenuto della coscienza stia emergendo. Quello che invece in genere accade è che noi siamo semplicemente identificati con i contenuti della coscienza che emergono, con i pensieri, con le sensazioni, e nel rimanere connessi e identificati con questi contenuti diventano come illuminati dallo sguardo della consapevolezza che siamo, questi contenuti vengono accesi dalla realtà ultima del nostro essere. Ecco che quindi quando siamo identificati con pensieri di contrazione, con pensieri ossessivi, con pensieri negativi, con sensazioni magari di odio verso noi stessi o contro qualcun altro, ecco che questi contenuti vengono illuminati dalla luce della nostra consapevolezza. Ed è un po' quello che accade con la luce della luna e del sole. La luce della luna è una luce riflessa e nello stesso modo la mente, i contenuti della coscienza, perché tutto è mente, tutto quello che noi vediamo in realtà è la mente divina, il gioco della coscienza divina. Tutto quello che noi vediamo viene illuminato come la luna viene illuminata dal sole, da questo sole eterno che è la consapevolezza. Quando quindi siamo identificati con i contenuti della coscienza, questo sole che noi siamo, anche quando è inconsapevole di essere questo sole eterno, illumina questi contenuti della coscienza, questi pensieri, queste emozioni e ciò a cui la consapevolezza, ciò a cui dà attenzione, diventa illuminato e diventa più concreto. Ecco che quindi nel nostro percorso spirituale possiamo imparare a prestare attenzione, che cosa stiamo nutrendo, che tipi di pensieri, che tipo di vibrazioni stiamo nutrendo, perché quei pensieri a cui stiamo dando attenzione, quelle sensazioni a cui stiamo dando attenzione, le stiamo facendo crescere nella nostra realtà e diventano la nostra realtà. Ciò che noi siamo a livello ultimo è silenzio, vuoto, immobilità, consapevolezza. Questa consapevolezza nel diventare consapevole di questi contenuti mentali li illumina, li nutre, li fa diventare più importanti ed ecco che magari ci troviamo a passare la nostra giornata a nutrire pensieri ossessivi, a nutrire pensieri di negatività, di contrazione. Non si tratta di scegliere che pensieri avere, perché in realtà questi emergono in base a quello che è il nostro livello di vibrazione, non c'è un qualcuno che sceglie quali pensieri avere. E non si tratta neppure di fermare la mente e i contenuti della mente, si tratta di imparare in un certo senso a suonare questo strumento musicale che è l'essere umano. Che cosa stiamo nutrendo? A che livello di coscienza stiamo vibrando? Quando ci accorgiamo che stiamo vibrando a un livello di coscienza di grande contrazione, di grande negatività e stiamo continuando a dare attenzione a questa negatività e a questa contrazione, ecco che questo nutrire questi pensieri diventa il modo in cui noi che siamo vuoto, che fa esperienza della forma e che manifesta forma, stiamo dando forma, stiamo creando, stiamo manifestando nella nostra realtà quelle vibrazioni. Ecco che nel tornare al silenzio, nel distaccarci attraverso la meditazione da contenuti mentali ed emotivi ossessivi orientati intorno al me, ecco che riportiamo la nostra vera energia nel silenzio, riportiamo il nostro vero sé a se stesso e non incastrato in quel labirinto mentale in cui spesso ci troviamo coinvolti. È molto importante quindi che comprendiamo che siamo come dei giardinieri che stanno innaffiando delle piante. A volte noi innaffiamo delle erbacce e invece che dei bellissimi fiori. E poi ci domandiamo come mai la nostra vita è piena di queste vibrazioni di contrazione. Ecco che quindi quando invece siamo capaci di riportare la nostra attenzione sul silenzio in maniera spontanea, ciò che è sottile, ciò che emerge dallo spazio unitario del nostro essere sarà quello che riverberà
riverbererà in noi, sarà quello che emergerà in noi. Quindi volevo questa sera, che, dove c'è questa eclissi così importante di luna, riportare la nostra attenzione su qualcosa che è davvero fondamentale: che cosa stiamo nutrendo con la nostra attenzione, che cosa stiamo facendo crescere nel nostro giardino interiore, a che cosa stiamo dando interesse e quindi energia. La mente è tutto ed è ciò che noi diventiamo. Questo è il messaggio del Buddha. Quindi quando noi comprendiamo che la mente di cui il Buddha sta parlando non è una mente personale, ma è una mente come coscienza, che tutto quello che esiste è coscienza, ecco che i contenuti apparentemente interiori della nostra coscienza, come pensieri e sensazioni, diventano vibrazioni con cui l'attenzione della consapevolezza può giocare, scartare attraverso il discernimento ciò che sappiamo non essere vero, diventare capaci di scartare l'ignoranza, il guscio vuoto dell'ignoranza da quello che è invece il nutrimento della consapevolezza. E in questo processo di discernimento, di viveka, andiamo a contattare dei contenuti che sono l'incarnazione della nostra vera coscienza e non l'espressione magari di dinamiche meccaniche, ripetitive, egoiche, che ci rattristano, che ci chiudono, che ci portano a concentrarci su questo personaggio immaginario che vogliamo magari svegliare, cambiare, modificare. Quindi questa analogia in questa eclissi tra la luce lunare, che è solo riflessa, e la luce del sole, che è vera realtà, è interessante. La luna è come la mente, viene illuminata dal sole eterno del sé, e noi siamo questa luce eterna, noi siamo questo sole eterno. Possiamo portare davvero la nostra attenzione su qualcosa che è autentico, su qualcosa che scalda il nostro cuore, su qualcosa che apre la nostra essenza e ci porta a essere profondamente qui e non disconnessi dalla nostra realtà, non seguendo dei pensieri di cose che non sono mai accadute o forse non accadranno mai, ma restando nella presenza del momento, bagnarci di questa bellezza, nutrirci della bellezza e della connessione con il momento. Quindi non è un pensare positivo che scioccamente riferiamo alla possibilità di poter discernere, di poter scegliere che cosa pensare. E questo pensiero positivo è ancora legato ovviamente all'ignoranza di credere di essere separati, ma è qualcosa di molto più profondo, cioè il discernimento di comprendere che niente di ciò che appare è reale, nel portare l'attenzione al silenzio del nostro essere, così che ciò che verrà nutrito con la nostra attenzione saranno pensieri elevati, saranno sentimenti di amore, di unità, che in maniera spontanea, senza la necessità di scegliere niente, emergono quando riposiamo in noi stessi. Quando noi riposiamo nell'immagine egoica, le vibrazioni che si emaneranno dall'ignoranza, dalla contrazione del nostro sé, saranno vibrazioni connesse alla paura, alla sofferenza, all'invidia, alla gelosia, al senso di colpa, tutte vibrazioni connesse con questa contrazione. Non è che noi possiamo fare qualcosa quando ci troviamo coinvolti con questo genere di contrazioni, se non notarlo e riportare la nostra attenzione sul silenzio, nel riportare la nostra attenzione sul silenzio del nostro vero essere. Ecco che spontaneamente invece vibrazioni di unità, di compassione, di gentilezza, di gratitudine emergeranno, perché questa è l'espressione naturale del nostro essere, Sat Chitananda, verità, coscienza, beatitudine, che emerge in maniera del tutto spontanea quando l'attenzione torna su quello che siamo veramente. Ci sono un po' di amici connessi, se c'è qualcuno che vuole commentare qualcosa su questo argomento specifico, e cioè su che cosa nutriamo della nostra realtà attraverso l'attenzione, se volete vi rispondo volentieri, lo potete scrivere nei commenti del video e vi rispondo per qualche minuto e poi vi saluto e possiamo commentare insieme questo argomento. Se volete scriverlo nei commenti della chat vi posso rispondere.
quindi per chi si fosse collegato solo ora, quanto è importante che noi portiamo la nostra attenzione sul silenzio, che non ci identifichiamo con vibrazioni, pensieri e emozioni connesse all'ignoranza, che noi non nutriamo con la nostra attenzione quei pensieri, perché ciò che siamo è consapevolezza, è l'eterno, è il sole eterno che se si identifica con quei contenuti li fa diventare veri nella nostra realtà. Non perché dobbiamo scegliere che cosa pensare, come ho detto prima, assolutamente no, ma perché dobbiamo essere consci, dobbiamo diventare capaci di discernere quello che è vero da ciò che non lo è. E nel farlo, spontaneamente, vibrazioni legate alla verità del nostro essere, che sono amore, compassione, gratitudine, emergeranno. E piano piano tutta la nostra vita sarà intessuta di queste vibrazioni. Se c'è qualcuno che vuole approfittare, io sarò connessa ancora per pochi minuti, che vuole approfittare per chiedere qualcosa, lo potete fare su questo argomento che ho appena detto nei commenti della chat. E vi aspetto qualche secondo per vedere se c'è qualcuno che vuole domandare qualcosa su questo che ho appena detto. Allora, Maria Cristina dice, come riportare l'attenzione al silenzio se la mente continua imperterrita a parlare? Allora, cara Cristina, quello che è importante è che tu noti come questo chiacchiericcio della mente, che è un po' come una serie di nuvole che attraversano il nostro cielo, appare e stranamente ti sembrerà quasi un controsenso quello che ti sto dicendo, appare in maniera molto innocente, cioè molto innocentemente questi contenuti emergono, anche contenuti di sofferenza. E tu in quel momento puoi vedere dove vuole sostare la tua attenzione, se vuole sostare in quella narrativa che sembra insistentemente parlare di te, oppure vuoi tornare con la tua attenzione sul tuo cuore, sull'ascolto. E vedrai che nel farlo tutte quelle storie perdono di importanza, non sono così importanti come vogliono sembrare di essere. E ritorni alla realtà del tuo essere e scarti attraverso il discernimento proprio di cui parlavo prima, scarti ciò che non è vero. Ecco che pian piano determinati contenuti che ci sembrano così importanti, vitali, compulsivi, diventano sempre, sempre meno importanti. E torniamo a ciò che è più importante, cioè il nostro cuore. Questo è il modo, è un viaggio verso la verità del nostro cuore e via da delle ombre che si muovono in noi e che magari abbiamo ereditato, che abbiamo magari anche, come dicevo prima, nutrito per tanto tempo, e pian piano nella nostra preferenza verso la realtà del nostro essere queste ombre si dileguano perché il sole della consapevolezza le illumina. Spero che queste parole ti siano di aiuto, almeno in parte, e ti saluto caramente. C'è un'altra signora, Premia Mini, che dice, è ciò che osservo sempre più con chiarezza, quando l'ego torna sembra più forte, oppure sei tu che sei più capace di vederlo. Magari non è che è l'ego che è più forte, forse sei tu che sei più chiara, più luminosa, più aperta, più seduta, riposata nella verità del tuo essere e quindi vedi con più chiarezza queste ombre che appaiono e ti dispiacciono, non ti piacciono più così tanto, non ti danno tanto più, come dire, non sono più attraenti, non hanno più un'attrattiva per te e quindi noti quanto sono grigie, scontate, pesanti, lontane dalla verità del tuo cuore. E allora sembra che siano più forti, ma non lo sono, sei tu che sei più chiara e più aperta. Grazie di aver chiesto. C'è qualcun altro che commenta, Serenella, ricordare il sole eterno e silenzio, paziente pratica senza aspettative. È proprio così, perché in realtà non si tratta di arrivare a un obiettivo, non è che devi lucidare la tua mente e renderla qualcosa di diverso, si tratta di imparare a stare con quello che c'è, a volte c'è dolore, a volte c'è difficoltà
e imparare a capire che noi siamo il cielo dietro quelle nuvole, che non è obbligatorio immergersi in quel grigiore, che possiamo lasciarlo attraversarci senza inseguirlo, senza inseguire le parole che quelle nuvole sembrano suggerire. E questo è il modo in cui ci espandiamo nel nostro cielo e pian piano impariamo a lasciare scivolare via tutti quei pensieri e alla fine non si attaccano più così tanto come prima. Grazie di aver scritto. Michela mi dice: ma è difficile trovare il silenzio, come si può fare? Allora, guarda adesso in te stessa, in questo momento. Che cos'è che ascolta questo momento? Che cos'è che ascolta queste parole? Che cos'è in te che sente il suono di questa voce? Fermati un attimo e contempla. Che cos'è che adesso guarda? Che cos'è che adesso è consapevole? E rimani con quella domanda aperta, non per acchiappare una risposta, ma per esserla. Questo è il modo. Grazie, cara. Alfred dice: il discernimento è una qualità che nasce spontanea o possiamo fare qualcosa al riguardo? Il discernimento, la nostra capacità di discernere cresce col tempo, la possiamo coltivare in ogni momento. E da dove nasce questo discernimento? Nasce dal nostro cuore, che sa immediatamente, senza sapere come, che cosa è vero e che cosa non lo è. Quando tu segui la tua mente, sei sempre nel dubbio, sarà vera questa cosa oppure no? Mentre quando scendi nel tuo cuore, il tuo cuore è ciò che discerne, non è la mente che discerne, non è l'intelletto, neppure il volo dell'intuizione. Il motore del tuo discernimento, che può nutrire il tuo intelletto e la tua intuizione, che può elevare il tuo intelletto e la tua intuizione a un'intelligenza superiore, divina, mistica, quel motore è il cuore, è ciò che sa discernere ciò che è vero da ciò che non lo è. Grazie di aver chiesto, Alfred. Se c'è, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole chiedere qualcosa prima che saluti. Ecco, se ci sono ancora un paio di domande posso rispondere al volo sull'argomento che abbiamo toccato, altrimenti vi saluto con piacere e vi invito davvero a portare la vostra attenzione su questo, sulla verità del nostro cuore, di come essa può illuminarci con chiarezza su ciò che non ci serve più, quel risentimento, quell'attaccamento, quella gelosia, quell'ossessione con noi stessi, con quel puzzle irrisolvibile che è la mente, e portarci, traghettarci, guidarci verso una realtà più reale, più profonda, fatta di presenza, di gratitudine, di amore. E uso una parola un po' desueta, che non si usa più tanto, di bontà, perché la bontà è una qualità spontanea del nostro cuore, anche se viviamo in un mondo che sembra così, così lontano dalla bontà, invece è la qualità spontanea del nostro cuore. Qualcuno chiede: qual è la via più breve per ascoltare il nostro cuore? Allora, chiudi i tuoi occhi un attimo, porta la tua attenzione veramente, il cuore non è il cuore fisico è solo un simbolo, è qualcosa di più profondo il vero cuore è ovunque, è la sede della coscienza, come diceva Ramana Maharshi. Porta la tua attenzione nella parte più vera e intima di te, quella che sa senza sapere come, quella che profondamente sa la verità, quello è il tuo cuore, e porta la tua attenzione lì e va a risiedere lì nella tua giornata, specialmente quando senti che la tua attenzione viene catturata dai mille fantasmi della mente. Vai a riposare nel tuo cuore e nutri attraverso il discernimento del tuo cuore ciò che è vero. Ecco, se non c'è nessun altro che vuole domandare qualcosa, vi saluto e vi ringrazio. Se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa su questo argomento, ancora un minuto posso restare connessa, su il nutrire con la nostra attenzione ciò che è vero, il nutrire attraverso il discernimento del cuore ciò che è reale. Allora, in questo modo noi possiamo
lasciare che la nostra realtà, la nostra manifestazione non sia guidata dall'illusione, ma dalla verità del nostro essere. Se c'è ancora qualcuno che vuole domandare qualcosa, sono felice di rispondere, altrimenti vi saluto e vi auguro una buona serata. Ecco, vi saluto allora in questo modo, visto che non ci sono domande. Porta la tua attenzione, anche solo per un istante, magari chiudi gli occhi un momento, sulla verità nel tuo cuore, in quello spazio che sa, senza sapere come sa, quello spazio profondo di intimità con te stessa, con te stesso, e rimani, riposa in questa verità del tuo cuore e lascia che sia la verità del tuo cuore a guidarti, a illuminarti, a illuminare quella luna che è la mente, che vive solo di luce riflessa dello splendore del cuore, che possa illuminare la tua mente della verità del tuo cuore, così che tutta la tua vita e la tua realtà quotidiana, molto semplice, molto ordinaria, molto pratica, sia nutrita da questa luce del cuore, questo sole eterno della coscienza. Grazie a tutti voi per esservi connessi e a presto. Grazie, buona serata.